Leo, se posso fare una breve introduzione io, la farei sulla base della falsariga dell'intervento, del primo intervento di stamattina che ho fatto in plenaria, cioè sulla base dell'emozione personale. Per molti anni la NATO è stata vista dagli occhi della mia generazione un'organizzazione dai confini in evoluzione, ma con un principio chiaro, il principio della sicurezza. E nel corso degli anni, se ci pensate, la NATO è stata su tanti campi diversi. 25 anni fa alcuni dei paesi che oggi fanno parte della NATO stavano dall'altra parte. 20 anni fa, per chi di noi ha vissuto quella tragedia come una tragedia profondamente politica, oltre che umana, la pagina dei Balcani. Srebrenica, poi l'intervento militare, e sono state parole molto belle quelle che nella cena di ieri, ad esempio, ha detto Edi Rama, ricordando come nel centenario della Prima Guerra Mondiale, per la prima volta quell'area, dopo tanti anni, non ha alcun conflitto in corso. Segno evidente che da qualche parte operazioni come quelle della NATO sono state non soltanto utili sull'immediato, ma anche sul medio periodo. Poi tutta la discussione sull'intervento militare in Iraq, in Afghanistan, stiamo già nei primi anni 2000. Successivamente, ancora una volta, un elemento di grande rilevanza e importanza, l'intervento in Libia, che ha avuto invece un effetto meno decisivo, nel senso che la partita del cambio di regime in Libia ancora non è terminata, conosciamo la situazione che si sta creando. E oggi la vicenda ucraina, e oggi la vicenda siriana e irachena, e oggi ancora una volta la vicenda del Nord Africa, ma anche alcune questioni africane che magari esulano di più dalla competenza della NATO, ma che sono questioni importanti, il Mali, la Repubblica Centroafricana. Per noi italiani che siamo stati decisivi su questo, vorrei segnalare, so che non avrà neanche un trafiletto domani, ma lo dico lo stesso perché resti agli atti, l'importante sforzo che è stato fatto in Mozambico, dove chi di voi era con me presente al viaggio in Mozambico di qualche settimana fa ricorderà la tensione tra le parti che hanno combattuto una sanguinosa guerra civile e che proprio oggi hanno firmato l'accordo, forse ieri pomeriggio, stamani mattina, non so, hanno firmato l'accordo dopo che la settimana scorsa il vice ministro italiano Carlo Calenda, armato di moto, era andato nella foresta a recuperare il leader dei ribelli e riportarlo dal presidente Guebuza. Insomma, tanti sono gli scenari che si sono aperti. Allora, il vertice NATO è sicuramente un vertice che occupa pagine dei giornali per le questioni su cui senz'altro non mancheranno le vostre domande, a partire dalla vicenda ucraina, dalle novità di queste ultime ore, di questi ultimi minuti, per l'importanza delle decisioni assunte sul tema dell'Iraq. Io, come sapete, sono stato a Baghdad, sono stato ad Erbil, ho visto negli occhi il dolore dei profughi del campo di Baharqa e mi rendo conto di quanto sia fondamentale e cruciale che la comunità internazionale non lasci soli quelle donne e quegli uomini. Però credo, ecco, che la NATO sia il partecipare al primo vertice della NATO per me è stata innanzitutto un'emozione. NATO ha significato sicurezza per tanti anni. Oggi i partecipanti all'alleanza sono, tra l'altro, in alcuni casi alcuni di quelli che 25 anni fa stavano dall'altra parte, ma ciò nonostante è forte il bisogno di sicurezza ancora oggi, la sicurezza che nei prossimi anni probabilmente vestirà panni nuovi dalla cyber security a nuovi scenari geopolitici di difficoltà. Io mi sono permesso di dire alla fine del dibattito sulle risorse, il 2%, le risorse, che la risorsa più grande di cui la NATO ha bisogno è la politica. E questo è stato il senso di una serie di interventi. Poi nel merito, se volete, possiamo discutere e parlare. Questa prima parte so che non ambirà domani ad avere neanche lo spazio di un SMS, però siccome ci credevo l'ho fatta, l'ho detta. E adesso, se avete voglia, modo e tempo di fare delle domande, altrimenti torniamo subito. Prego. Sanzioni.
Sì, sono Paterniti della RAI di Bruxelles. Volevo chiedere, Presidente, sulle sanzioni, che cosa avete deciso, se è vero che c'è stato questo contrasto, insomma, con il Presidente americano Obama, che aveva comunque intenzione di dare il via libera oggi alle sanzioni, mentre voi avete cercato di aspettare il risultato della firma di Minsk. Domanda chiara. Seconda domanda, facciamo tre o quattro domande insieme, poi prego. Facendo fra, sono Nicola Filippone, il Sole 24 Ore e Radio Cora. L'integrazione che si sta facendo tra gli eserciti, secondo lei deve implicare anche un'integrazione delle industrie europee della difesa? E se l'Italia intende aumentare le proprie spese militari, come ha chiesto Obama agli stati europei? Terza, prego. Thank you. Paolo Mastrolilli della Stampa, che tipo di contributo pensa di dare l'Italia alla coalizione che è stata varata per combattere l'ISIS, e l'Italia sta considerando di dare qualche contributo anche per la forza rapida NATO in Europa orientale? Quarta e quinta e poi finiamo. Grazie Presidente. Paolo Valentino del Corriere della Sera. Ancora sull'Ucraina. Qual è la sequenza dell'eventuale sospensione delle sanzioni? Cioè dire, si firma una tregua, ammesso che ci sia una tregua a Minsk, quali sono i segnali che noi aspetteremmo per andare avanti per sospendere eventualmente il processo delle sanzioni? L'ultima De Marchis e poi proviamo a rispondere, se no divento... Prego, the last one. Goffredo De Marchis, Repubblica. Volevo fare una domanda sull'Ucraina. La decisione di avere delle truppe di intervento rapido nell'est dell'Europa, le basi in Romania e Polonia, volevo sapere se un po' sono in contraddizione con quella che è la posizione italiana che lei ha espresso ieri con una dichiarazione sull'importanza che la NATO diciamo non metta in atto diciamo atteggiamenti che possano creare ulteriore tensione. Poi, se mi permette, una seconda domanda che riguarda l'Italia, volevo sapere se per quanto riguarda le forze di polizia e la loro minaccia diciamo di un'agitazione nei prossimi giorni, se c'è la possibilità di un intervento del governo nella legge di stabilità sui salari delle forze di polizia. È arrivata alla sesta la prima domanda italiana, sì, che è andata più che bene direi oggi. Ah, ce ne sono altre. Sì, quella di De Marchis non andrebbe considerata vista la settimana che i tifosi della Fiorentina hanno avuto da quelli della Roma. Va bene. Molto, molto rapidamente, il tema dell'Ucraina e delle sanzioni. Provo a dare una risposta prima tecnica e poi politica. Come funziona il meccanismo delle sanzioni in Europa? È abbastanza complicato. Nel senso che il CORE, perché la riunione degli ambasciatori, si è riunito e ha terminato la propria riunione, credo, in queste ore, e ha predisposto un diciamo pacchetto sanzioni, chiamatelo così, perdonatemi la mancanza di tecnicalità diplomatica. Questo pacchetto sanzioni non entra in vigore subito, perché ha la necessità di una procedura di 72 ore, sugli stati membri, quindi da qui adesso alle prossime 72 ore c'è lo spazio per gli stati membri, quindi c'è un lasso di tempo in cui le sanzioni sono preparate, predisposte. Questo potrebbe ragionevolmente andare di pari passo con l'evoluzione dell'accordo di Minsk, ove l'accordo sia ufficialmente confermato. Mi pare che Petro Poroshenko, che ieri ci ha illustrato in anteprima la bozza di accordo, quindi nell'incontro del quintetto la mattina, il quintetto, vale a dire i cinque paesi che hanno accompagnato l'Ucraina, cioè Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, nel quintetto Poroshenko ha individuato, abbiamo fatto un'analisi dettagliata, puntuale, dei 12 punti che, per quello che ci consta, dovrebbero essere la traccia dell'accordo di Minsk. Ovviamente in quel caso la discussione di queste ore è stata: nel caso in cui non ci sia l'accordo, è evidente che il percorso delle sanzioni fa il suo corso.
Nel caso invece in cui ci sia l'accordo, la implementazione di questo percorso che passa da queste 72 ore di valutazione degli Stati membri e poi da una serie di passaggi formali burocratici che partono dalla Commissione, la Commissione deve andare a individuare per esempio alle autorità bancarie dei singoli paesi l'individuazione del nome dell'azienda o del settore, è un percorso abbastanza direi europeo nella forma burocratica del termine. Non escludo che quando è stato presentato l'iter burocratico il presidente Obama abbia probabilmente rimarcato, come talvolta gli capita, la differenza tra il sistema americano e il sistema europeo in termini di decision making, però il punto centrale è che questa procedura che è predisposta ha un arco di tempo di implementazione nel quale sarà naturale andare a verificare se l'accordo regge o non regge. Ovviamente la valutazione su questo sarà una valutazione che dovranno fare, nel caso dell'Europa, gli Stati membri e naturalmente gli Stati Uniti, il governo americano. Per cui si tratta di verificare passo dopo passo. Io mi limito a dire che passo dopo passo non si può più dire adesso, giorno dopo giorno diciamo, mi limito a dire che l'elemento per noi importante è che si sia arrivati a questo momento di chiamiamolo possibile cessate il fuoco. Le chiedo scusa, non è soltanto un cessate il fuoco, è un cessate il fuoco con una serie di impegni concreti. Per esempio, se il testo è quello che abbiamo visto ieri mattina, nel testo vi è la convocazione delle elezioni nell'area est dell'Ucraina, nei territori, diciamo, direi russofoni, mettiamola così, nello stesso giorno delle elezioni parlamentari. Quindi questo che mi pare siano il 26 di ottobre, potrei sbagliarmi, ma mi pare che sia il 26 di ottobre. Questo naturalmente è un passaggio molto importante rispetto alla creazione di un sistema costituzionale in Ucraina che sia il più, come posso dire, capace di dare garanzie a tutte, anche alle minoranze, che è uno dei temi che viene richiesto al governo di Petro Poroshenko. La vicenda ovviamente non può permetterci di dire «Ah, il problema è risolto», perché si è firmato il cessate il fuoco, né viceversa si può immaginare che non sia accaduto nulla. Ci muoviamo, come ci siamo mossi in queste settimane, in questi mesi, sempre con un lavoro, mi permetta questa espressione, di frizione acceleratore, che probabilmente in tempi di cambio automatico dice poco, ma con il cambio vecchia maniera è molto spiegabile. Si tratta cioè di tenere in piedi il canale del dialogo, che per noi è sempre stato fondamentale, e contemporaneamente di verificare la concretezza dei passi in avanti che sono stati fatti, perché non possono essere dei voli pindarici ma devono essere concreti. Quindi si tratta di un lavoro da fare e da verificare giorno dopo giorno, direi più correttamente ora dopo ora, nelle prossime complicate ma anche, lasciatemelo dire, dense di speranza ore che ci attendono. Poi naturalmente tra di noi c'è chi più ottimista rispetto alla possibilità della Russia di mantenere gli impegni, c'è chi lo è meno, però questo credo che attenga alle normali discussioni di un gruppo di alleati che hanno preso una posizione comune, forte, condivisa, e credo che questo sia uno dei valori importanti di questo summit. La NATO, che comunque ha una posizione forte, unitaria e non è divisa al proprio interno, non soltanto sulla vicenda dell'Europa dell'Est, ma anche, lasciatemelo dire, sulla questione irachena. Questione irachena per la quale l'Italia ha espresso la propria disponibilità a collaborare e coordinare il proprio impegno nelle forme che già avete visto e che nel corso dei prossimi giorni saranno messe a punto. Noi abbiamo portato nei giorni dal 16 al 20 di agosto 4C130, abbiamo votato con il ministro Mogherini e il ministro Pinotti in Parlamento una risoluzione nelle commissioni affari costituzionali congiunte, commissioni affari esteri e difesa congiunte, l'invio di armi al Kurdistan, e quindi abbiamo già fatto dei passi in avanti in questa direzione. Oggi il segretario di Stato John Kerry ha annunciato questa creazione di
una coalizione, come l'ha chiamata, core coalition, se ho capito bene, questa è stata l'espressione che egli ha usato, di questa core coalition noi siamo parte, le dirò, vi dirò, io mi auguro che se questa core coalition, che naturalmente in seno alla NATO immagina di intervenire in Iraq, avrà successo, ovviamente senza intervento di terra, questo è noto, credo che il primo pensiero debba andare non già a un interesse geopolitico, ma a quelle ragazze che sono chiuse nei campi di prigionia trasformati in bordelli di Mosul, a quei bambini che sono stati fucilati e le cui foto alcuni volontari italiani mi hanno mostrato e continuano a farmi fare tante domande, a quelle donne e uomini che hanno subito un vero e proprio genocidio, perché di questo si è trattato e per alcuni aspetti si sta trattando ancora all'interno dell'Iraq. Ho risposto all'Iraq, ho risposto alle sanzioni e ai rapporti USA-UE. Prego. Ma credo che questo tema in questo non è stato posto alla nostra attenzione, almeno per il momento. Ah no, la domanda era anche sulla NATO e le basi. Il fatto che la NATO abbia delle basi in dei paesi membri mi sembra del tutto naturale e logico, per cui non ci vedo nessun tipo di elemento di preoccupazione. Noi ci siamo sempre preoccupati di riaffermare la condanna ferma all'aggressione subita dall'Ucraina, la totale solidarietà al governo guidato da Petro Poroshenko, diciamo al paese guidato da Petro Poroshenko più che dal governo, visto che egli è il capo dello Stato e non del governo, ma comunque ci siamo capiti e ci siamo sempre impegnati, questo sì, a lavorare nella giusta direzione perché le parti tornassero al tavolo. Non vedo sinceramente come un elemento di problema la possibilità di avere delle basi. Certo, io ho fatto un intervento oggi, non so quanto sia stato apprezzato, francamente non credo nemmeno che sia importante, però si è molto discusso delle forze di intervento rapido, cioè di semplificare le procedure perché donne e diciamo, gli uomini e le donne della NATO possano intervenire ove ve ne sia la necessità, che è un tema importante in un mondo che corre veloce, quindi sono tutte cose sulle quali noi siamo d'accordo. C'è un punto però che secondo me la NATO deve fare anche, deve essere rapida nel pensiero, non soltanto rapida nell'azione. Noi abbiamo visto cambiare gli scenari in questi anni. Io non so al prossimo vertice NATO del 2016 quali saranno le minacce per la sicurezza. Non tutti avevano immaginato, dove non tutti è un eufemismo, che si sarebbe prodotto un califfato, il tentativo di un califfato, di uno Stato islamico, all'interno di due aree, di due paesi così importanti e complicati come la Siria e l'Iraq. Se ciò è avvenuto, è il segno che c'è un cambiamento anche di minacce costanti. Allora io credo che la NATO debba essere anche capace di rafforzare la sua parte di intelligence, di vision, ovviamente nel rapporto con gli Stati membri, e deve essere rapida, così ho detto nell'intervento, non solo nell'azione, le forze rapide, ma anche nel pensiero, perché la NATO nei Balcani ha dimostrato di saper fare il proprio lavoro e oggi i risultati si vedono. Non so se questo possa essere un modello, io penso, credo e spero che lo sia, perché altrimenti le cose non funzionano come dovrebbero. Se non ci sono altre domande passerei sull'Italia, facciamo un giro e poi grazie. Rampini e poi Gaggi, già fatta. Cosa? Ah, la difesa? Sì, rispondo dopo allora. Sì, sul tema di quanto integrazione europea me la son persa. Rampini e Gaggi. Sulle sanzioni, lei ha spiegato la questione dei tempi e il legame con la... Rampini e Repubblica, lei ha spiegato sulle sanzioni la questione dei tempi e il legame con l'accordo di Minsk. Può dire qualcosa di più sul contenuto stesso delle nuove sanzioni europee? Esattamente di che cosa si tratta? Quali settori sarebbero colpiti? Bene. Gaggi? Gaggi, Corriere. Uno è ancora la questione del bilancio, la quale mi pare non ha risposto. Se ne era parlato, se ricordo bene, anche a marzo a Villa Madama,
in quell'occasione Obama fu abbastanza leggero, però in questi giorni ha insistito molto sul fatto che il 70% è un po' tantino per gli Stati Uniti. E l'altra questione invece è la Libia, credo che se ne sia parlato ieri sera alla cena. Per noi quella è un'area ovviamente essenziale, ma anche gli Stati Uniti sono molto preoccupati per quello che sta succedendo nel Mediterraneo, poi la storia degli aerei spariti, quindi se c'è qualche elemento concreto su quel fronte. Sanzioni, Libia, spese militari e industria legata, così mi fermerei qui con la parte internazionale, se siete d'accordo dando risposte. Io non ho il dettaglio del pacchetto predisposto che credo Farron poi presenterà, ci sono state delle discussioni anche nelle ultime ore circa il contenuto, che però è comunque un contenuto molto duro, sia dal punto di vista finanziario, ulteriormente duro, finanziario bancario, sia dal punto di vista, diciamo, soprattutto economico, più che politico, nel senso che si era ipotizzato anche l'estensione a diverse categorie di politici della lista, diciamo, delle persone soggette a restrizioni e a sanzioni. Credo che il pacchetto sia molto corposo. Però per correttezza, non avendo l'ultima versione, io sono rimasto a quella delle 11:30 di stamani mattina, penso che sia più giusto che aspettiate che ci sia la comunicazione ufficiale, ripeto, di un pacchetto di liste che è di sanzioni, che credo sia esattamente lo stesso concordato con gli Stati Uniti, che ne faranno analoghe e che, ripeto, hanno questo percorso di attuazione, direi più che attuazione, di implementazione, visto che è la parola che viene tecnicamente sempre utilizzata, essendo già in corso delle sanzioni ed essendo sanzioni anche in questo caso molto, molto significative. Poi naturalmente io credo che in questo momento la questione sia politica, sia nelle mani della Russia, e voglio sperare che il presidente Putin abbia il desiderio di porre realmente fine alle polemiche che poi sono diventate in alcuni casi violenti scontri sul terreno, alle invasioni di sovranità che ci sono state. Oggi la partita è in mano alla Russia e io spero e penso che possa prevalere la saggezza, anche perché nello scacchiere geopolitico internazionale, questa è una mia convinzione, noi avremo bisogno di una Russia pienamente integrata nella comunità internazionale. Qualche mese fa la Russia è stata un partner importante per risolvere, o perlomeno per risolvere un passaggio nella questione siriana. Quindi ove la Russia nel medio periodo tornasse a una posizione di saggezza, credo che questo sarebbe un bene per tutti. Non è semplicemente un fattore economico per ridurre il peso delle sanzioni sulle economie. I tanti che dicevano che c'era un veto italiano alle sanzioni per motivi economici hanno dovuto prendere atto che non c'è mai stato un veto italiano per motivi, c'è mai stato un veto italiano o una posizione difforme sulle questioni economiche, ma una profonda preoccupazione per il rischio, nelle parole di alcuni, di un ritorno a un clima da guerra fredda. Ieri tutti insieme abbiamo evidenziato come sia importante mantenere anche nel linguaggio questa discussione in una corretta direzione. Quindi nel merito mi permetterà che sia formalmente la struttura tecnica a annunciare il pacchetto. Non ho risposto al tema della domanda perché il 2% sul GDP, no? Sì, la richiesta di avere spese militari per il 2% è una richiesta che alcuni paesi hanno chiesto con grande intensità e determinazione, alcuni paesi anche in clima di spending review europea si sono impegnati a mantenere la cifra, penso alla Francia. La gauche française ha comunque deciso di mantenere il 2% nonostante una politica di rigore
e di riduzione della spesa pubblica. Olanda ha ripetuto più volte questo argomento. Noi siamo sotto l'1%, sotto l'1% credo, adesso non ricordo come si, più o meno in generale, sì, quanto, siamo una percentuale ancora più bassa rispetto a altri nostri paesi, colleghi e amici. Io ho detto ieri nella sede di discussione della cena e l'ho ripetuto stamattina che esiste un tema che è un tema europeo sulla politica della difesa. Ed è quella la sede in cui io vorrei che discutessi. Politica europea significa, e poi arriverò anche un attimo alla politica industriale nel settore della difesa, legata alla ricerca e all'innovazione e non solo, ma significa, per essere chiari, che vorrei un luogo nel quale la politica di difesa europea impone e propone a tutti i Paesi membri di avere una linea di indirizzo comune. E ieri non mi hanno preso come un simpatico provocatore, ma io ho posto alla cena il tema, ho detto, beh, se vogliamo portare al 2% e c'è questa grande convinzione, mi state dicendo che quindi il differenziale tra ciò che uno spende oggi e il 2% lo togliete dal patto di stabilità a livello europeo. Ho fatto questa domanda ai colleghi europei e la rifarò, l'ho rifatta stamani mattina, dicendo, beh, se l'Europa ritiene strategica la spesa in difesa al punto da vincolare gli Stati membri, beh, allora è una cosa sicuramente interessante, ma io immagino che ci sia un elemento sul patto di stabilità europeo. Ecco, per dire che noi siamo disponibili a discutere di tutto, ma siamo disponibili a farlo in una logica di insieme. E la logica di insieme è quella per la quale gli investimenti nella difesa devono essere investimenti il più possibile mirati. I cittadini giustamente non accettano alcun spreco in questo momento. Ma forse lo spreco che meno accettano e apprezzano è quello sulla politica e sulla difesa. Questo è un dato di fatto, quindi noi abbiamo da rendere conto a una pubblica opinione che deve essere in qualche modo coinvolta sugli eventuali investimenti nella difesa. E allora su questo io pongo un tema, che è il tema della strategia industriale nel settore della difesa. Abbiamo iniziato come Italia un percorso nuovo e diverso. Io credo che questo sia un tema che riguarda la politica, non i singoli generali, non i singoli corpi d'armata, cioè non riguarda il singolo comandante pro tempore, riguarda la politica, con le responsabilità che istituzionalmente stanno in capo al Consiglio Supremo di Difesa per ciò che attiene le funzioni istituzionali e con le responsabilità che stanno in capo al Governo della Repubblica per ciò che ritiene le politiche, per ciò che afferisce alle politiche industriali. In altri termini, c'è un settore nel quale l'Italia intende investire? È un settore dove si crea innovazione, ricerca, e la ricerca può essere utilizzata non soltanto dal sistema della difesa. Quanti di noi hanno ricordato nei loro interventi politici come internet sia nato sostanzialmente da un'intuizione militare? Bene, se c'è questo, allora il ragionamento può avere un senso. Circa la domanda sulle partnership europee, è noto che esistono sulla politica europea di difesa interessi divergenti, è noto che nel corso degli anni si siano perse delle occasioni. Io penso di dover rispondere per ciò che riguarda l'Italia e il mio governo. Noi abbiamo fatto una scelta su vari settori, in particolar modo legata per ovvi motivi a Finmeccanica, ma che non è legata soltanto a Finmeccanica, perché è una scelta complessiva, e questo tipo di scelta la difendiamo, la portiamo avanti nella prospettiva dei 1000 giorni. Un pezzo del ragionamento è anche quello sull'investimento in settori innovativi legati alla ricerca, non soltanto all'aerospazio, ma ai temi della politica industriale collegata alla difesa. Finisco sulla Libia. Non è stato oggetto di grandissimi interventi in plenaria, credo che ne abbiamo parlato quasi sempre noi per primi.
Beh, non solo noi, però a un certo punto è stato oggetto di uno scambio interessante con il presidente Obama e con il ministro Mogherini. Quando era stamattina, prima di entrare, e poi ne abbiamo riparlato anche con Kerry dopo. Per me è stato oggetto di un importante colloquio con il re Giordano Abdullah, perché credo che sia stato un colloquio per me davvero molto interessante e significativo. L'importanza di investire sulla Giordania, sulla relazione con questo popolo, con la sua leadership. Ho portato al re l'invito personale del Presidente della Repubblica Napolitano per una visita di Stato in Italia. Il punto centrale, e come forse Gaggi lei sa, anzi sicuramente sa, nonostante diciamo che ci siano anche i transatlantici in questa conferenza stampa, il 2 di agosto, forse il 3, io ho visitato il Cairo per discutere con Al-Sisi non soltanto delle questioni italo-egiziane, ma proprio della stabilità dell'area. Questo per dire che noi ci stiamo muovendo a 360 gradi, siamo l'unico paese dell'Unione Europea che ha l'ambasciata ancora in funzione e presente sul territorio. Pensiamo che non possa esservi da nessuno dei paesi amici il tentativo di riconoscere invalide le elezioni del 24 e 25 di giugno, che poi era solo il 25 giugno, cioè in altri termini il Parlamento di Tobruk è un Parlamento che ha ottenuto una legittimazione efficace e valida. Chiaro che monitoriamo con grande preoccupazione la situazione e io credo che sia un tema sul quale la comunità internazionale possa e debba fare un po' di più. Ho parlato con il segretario generale Ban Ki-moon la settimana scorsa, raccomandandogli un'ulteriore iniezione di attenzione da parte dell'ONU, anche a seguito della nomina di Bernardino León come inviato speciale a Tripoli. Spero, penso e credo che le prossime ore siano ore importanti anche sulla vicenda libica, partendo dal presupposto che naturalmente, alla luce delle tensioni in Ucraina, alla luce delle tensioni in Siria e in Iraq, è come nel dibattito della NATO, un po' come quando sul giornale online, sull'home page, arrivano due notizie più grandi e quella che sembrava una notizia cruciale scorre al terzo posto della barra. È così, purtroppo. Noi abbiamo però insistito moltissimo, devo dire che ci viene riconosciuto il ruolo e il lavoro, e abbiamo anche detto a Ban Ki-moon che se c'è necessità di appoggiarsi sulla nostra ambasciata per l'inviato delle Nazioni Unite siamo a disposizione. Insomma, stiamo facendo davvero un lavoro molto serio che naturalmente per noi ha numerose implicazioni, a partire dal fatto molto diciamo evidente a tutti che se ci sono stati 100.000 immigrati in Italia, circa 96.000 sono arrivati dalla Libia. Quindi poi non sono tutti libici, anzi, e che comunque se c'è una realtà di complicazione sull'Africa, poi non abbiamo parlato dell'Africa, altra notizia che scade giù. Però insomma, noi in questi mesi abbiamo fatto molto, abbiamo cercato di far molto. La mia visita a Brazzaville nel momento in cui si discutevano dei destini della Repubblica Centroafricana, penso alla Libia e penso a un'area nella quale a sud è molto forte la presenza di un radicalismo, fondamentalismo terrorista che è decisamente preoccupante, per cui noi abbiamo la necessità di una maggiore attenzione da parte della comunità internazionale. Se non ci sono altre questioni di natura internazionale, una parola sulla politica italiana, quindi sul forze dell'ordine, poi... No, va bene, la domanda di Bonini non è raccolta. No, nel senso che si sta discutendo, ci sono imprenditori che hanno detto perde l'opportunità di confrontarsi con chi crea lavoro, allora volevo capire cosa ne pensa. L'ultima? Dai, poi andiamo, se no ci perde. Volevo implementare quella del collega De Marti sulla l'implementazione, ormai parliamo tutti come dei burocrati internazionali, siamo all'implementazione. Allora, no, sulla polizia. La domanda è stata, ma le sanzioni si approvano, si adottano? Si predispongono, e poi sì, comunque l'importante è che si implementano. Questo è il
Prego. Oltre al discorso della legge di stabilità che Polizia, stabilità, Cernobbio e poi? Cioè se Draghi, di stabilità un Draghi ci sta, un Draghi ci sta sempre chiedevo bene. Anche, chiedevo anche se nella riforma della pubblica amministrazione verrà ripreso il progetto presentato al Giugno sulla riduzione dei corpi di polizia. Ieri l'ha accennato lei, quindi allora molto rapido sui temi di discussione in Italia. Parto dalla vicenda Draghi, che è la domanda a piacere perché non me l'avete fatta. La Banca Centrale Europea, io credo che per la strategia italiana ci siano tre pilastri. Mi fa sorridere chi ci accusa di essere ottimi tattici e pessimi strateghi. Noi siamo dei pessimi tattici, direbbero i militari, ma abbiamo una strategia, poi saranno i cittadini a valutare se è buona o no. Quello che è poco ma sicuro è che noi abbiamo una strategia molto chiara. Poi si può discutere sul fatto che la tattica utilizzata per raggiungerla sia corretta o meno, ma la strategia è chiara in Italia. Noi abbiamo bisogno di tre pilastri. Il primo è un cambio di direzione in una logica di aumento degli investimenti della politica economica europea. Questo è stato ciò che abbiamo chiesto a Juncker e, fatemelo dire, il vero luogo dove abbiamo speso il 41%, perché abbiamo detto: ehi, noi siamo disponibili a un accordo se c'è un accordo di programma prima che un accordo sui nomi. Questo accordo di programma è stato incentrato da Jean-Claude Juncker sulla previsione di un piano di investimenti da 300 miliardi di euro. Qualcuno potrebbe dire: ma non l'ha ancora presentato, vero? Dategli tempo di entrare in carica, ma questa è la partita vera. 300 miliardi di investimenti e che cosa significa? Tra l'altro questo è un tema sul quale io mi sento molto in linea con il presidente, con la politica economica del governo americano, perché noi stiamo dicendo la crescita si fa con gli investimenti, anche con gli investimenti, non solo con gli investimenti, ma si fa con gli investimenti. Prima filiera, non dimentichiamolo mai. Seconda filiera, le politiche bancarie, non le fa più la singola banca nazionale, la fa la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha preso delle decisioni, sono decisioni che noi ovviamente nell'indipendenza della banca rispettiamo. Pensiamo che possano essere decisioni utili da due punti di vista. La prima, per quello che riguarda noi, ovviamente l'abbassamento del costo del denaro sugli interessi, la riduzione dello spread. Siamo a dei valori dello spread rispetto ai bund decennali tedeschi che credo sia intorno ai 133-134. Direi, eravamo a poco più di 200 quando io sono arrivato, non certo per merito mio naturalmente o di altri, eravamo a 500 o nel momento 560 abbiamo toccato, no? 50 è stato il massimo, 580, quindi abbiamo rischiato quota 600. Questo ha un'immediata ricaduta economica molto importante, ma è un segnale. Dall'altro la Banca Centrale Europea può intervenire ed è molto importante per dare i denari a chi? Per dare i denari all'impresa. I 200 miliardi di euro che si rendono disponibili dalla Banca Centrale Europea, noi dobbiamo, abbiamo detto, vigilare perché le banche italiane siano capaci di spenderli e di spenderli in progetti seri delle piccole e medie imprese. Questo è il punto fondamentale. Poi vi sono altri elementi che sarebbe interessante discutere, ma non possiamo far qui. È chiaro che se l'euro perde un po' posizioni sul dollaro, nel rispetto per la politica che non dobbiamo fare noi, eccetera, noi non è che ci mettiamo a piangere, le nostre imprese non è che si mettono a piangere, e quindi anche questo segnale è un segnale positivo. Ci sono elementi incoraggianti dalla Commissione con il progetto degli investimenti, dalla Banca Centrale Europea. Può bastare la scelta della Commissione e la scelta della Banca Centrale Europea? No. Occorre, diciamolo tutti insieme perché ormai è la parola del giorno, implementare il processo di riforme in Italia. E per questo io ho grandissimo rispetto per chi ci critica, perché credo che la critica sia un fattore straordinariamente efficace e mai perderò un'occasione per criticare o per ascoltare o per discutere, però in questi sei mesi il processo di riforme ha visto approvare per decreto legge lavoro, pubblica amministrazione e competitività, presentare disegni di legge sulla riforma del mercato del lavoro, sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, sulla scuola, no, la scuola campagna d'ascolto, ci arrivo tra un attimo, sul tema della giustizia civile, che è il paletto forse più
atteso dagli investitori sul sistema fiscale e una gigantesca campagna di ascolto sui temi dell'education, io continuo a pensare, sarò fuori moda, sarò terribilmente demodé, che un paese tra 10 anni sarà come l'avranno fatto le insegnanti e non come l'avranno fatto i ragionieri di Palazzo Chigi o del MEF. Io la penso così. Cioè il paese sarà come tra 10 anni noi avremo fatto la scuola. Ecco perché la libertà di un grande investimento nella scuola è fondamentale, la possibilità di uno scambio alto, nobile e ideale tra l'ingresso nella scuola di chi ha maturato un diritto. Noi non stiamo concedendo chissà che cosa, stiamo rispettando le regole. Se una persona era in graduatoria esaurimento ha diritto di essere assunto dalla scuola, è però la richiesta di cambiare il metodo di lavoro, la possibilità di essere premiati sulla base della qualità e del merito e non soltanto sulla base degli scatti di anzianità. A mio giudizio questo, se si collega alla riforma del sistema fiscale con la delega, all'approvazione in prima lettura della riforma costituzionale, all'approvazione in prima lettura della legge elettorale, a un percorso di modifica strutturale del sistema paese, è, utilizzando un tecnicismo tipico della diplomazia europea, tanta roba, che non so come si può tradurre, come gli ambasciatori potrebbero tradurre. Per cui il percorso è molto definito e delineato. Io trovo che si possa discutere, approvare, non approvare le valutazioni che noi stiamo facendo, ma la strategia dove noi vogliamo portare il paese alla fine di questi 1000 giorni è ad essere un paese che ha queste caratteristiche qui. Giustizia civile in 300 giorni anziché in 900, riorganizzazione del sistema educativo e centralità della scuola nel sistema della vita quotidiana delle persone, investimento importante sui temi della semplificazione nel lavoro e nella pubblica amministrazione, trasformazione della macchina digitale in una opportunità per la crescita del paese. Io dico macchina anziché agenda, sapendo che c'è una discussione, ognuno la chiama come vuole. Questo è lo scenario. A fronte di questo scenario, con tutto il rispetto e l'amicizia per le partecipazioni, vorrei che mi aiutaste a capire dove sono le cose che funzionano. No, non che il tema è perché non vado a Rimini al meeting o perché non vado a Cernobbio da Ambrosetti. Domani sarò a inaugurare una fabbrica di rubinetterie a Brescia, segnale forte dell'Italia che va avanti, che ce la fa, tante piccole aziende, piccole e medie aziende che continuano a investire e a crescere. Io le girerò tante nel corso di questi mesi. Io sarò lì come sarò da altre parti e come naturalmente sarò domenica a chiudere la festa del mio partito a Bologna. Se la polemica è sulle assenze e sulle presenze, vi prego, dopo lo scenario che abbiamo appena fatto di gravi crisi internazionali, di ruolo dell'Italia, di difficoltà anche ad assumere posizione politica condivisa da parte dei partner, credo che sia... Ho troppa stima e rispetto per il vostro lavoro per pensare che sia più importante la partecipazione al meeting o a Cernobbio rispetto a queste questioni che sono questioni invece davvero strategiche. Segnalo en passant il grande affetto che ha registrato in queste ore Federica Mogherini, la grande vicinanza che in tanti le hanno offerto e anche, se mi permettete, un minimo di... gioia, perché il lavoro che si è fatto scegliendo di puntare sulla politica estera non è, come ha detto qualcuno, una sconfitta perché bisognava puntare sull'economia. Per me l'Europa è valori, diritto e dignità. Poi c'è lo spread e i vincoli di Maastricht, ma non credo che De Gasperi, Adenauer e Schuman o metteteci chi volete voi, non credo che Schmidt o Kohl, che Mitterrand o Gonzales o altri che hanno lavorato nel corso degli anni a titolo diverso e con responsabilità diverse, ho citato alla fine uno spagnolo che è entrato molto dopo, abbiano fatto l'Europa o siano entrati in Europa perché pensavano di poter avere uno 0, in più sul proprio pacchetto di crescita economica. Lo hanno fatto perché c'erano dei valori e quei valori vorrei difenderli. Rispetto alle polemiche in corso sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, trovo che sia tutto legittimo, che sia naturale discutere,
che ciascuno abbia le proprie buone ragioni. In un momento in cui la disoccupazione giovanile è oltre il 40%, mi sembra naturale che il primo sforzo debba andare nella direzione di chi il lavoro non ce l'ha e non di chi è comunque garantito nel proprio lavoro. Si può pensare che altri abbiano opinioni diverse, è legittimo che le esprimano. Noi stessi abbiamo comunque investito sul ceto medio, dando immediatamente un segnale di 80 euro a chi guadagna meno di 1.500 euro, e quindi la discussione noi la rispettiamo. Vorrei che fosse chiaro questo, ogni tipo di discussione è rispettabile. Tra l'altro nel caso delle forze dell'ordine era aperto, non so se lo sarà ancora, ma era aperto un canale di discussione importante, non tanto sullo sblocco degli stipendi per tutti, ma su degli scatti che erano stati fermati, quindi era in corso anche un dialogo. Trovo che i toni che sono stati utilizzati siano decisamente inaccettabili, siano toni che fanno in alcuni casi venir meno la convinzione della volontà da parte di alcuni rappresentanti dei sindacati e dei COCER di trovare un punto d'intesa, e penso che alla fine facciano del male a chi per 1.200 euro al mese sta in una strada al nord, al sud a pattugliare, sta in un'operazione di difesa delle forze dell'ordine. Io ho ricevuto da stamani mattina centinaia di lettere di appartenenti alle forze dell'ordine, centinaia di email di appartenenti alle forze dell'ordine che naturalmente sottolineano, evidenziano le difficoltà, i problemi, ma anche che sottolineano come il tono di chi dice si sciopera contro lo Stato, da parte di chi in alcuni casi non è neanche costituzionalmente nelle condizioni di farlo, è un tono che fa del male a quei rappresentanti sindacali. Se questi sono i toni, credo che ci sia poco spazio per discutere, perché se qualcuno pensa che da questa parte del tavolo ci sia chi è abituato al ricatto, ha sbagliato il destinatario. Io sono pronto a discutere di tutto, con tutti, credo che si possa discutere delle 5 forze di polizia, ce le abbiamo soltanto noi, se vogliamo ragionare e riflettere insieme possiamo ridurre, possiamo discutere, possiamo intervenire a cercare di ridurre il divario che c'è tra i dirigenti e la vita quotidiana delle donne e degli uomini che fanno parte delle forze dell'ordine. La disponibilità è la più ampia, ma se questo è il tono, se si pensa di poter mettere in atto un comportamento che ha il vago sapore del ricatto, si sappia con forza che da questa parte del tavolo noi i ricatti non li accettiamo. Per cui piena disponibilità alla discussione, era una discussione aperta. Se qualcuno vuole dire o fai sciopero, o fai come diciamo noi, o facciamo sciopero generale, prego, accomodatevi. Noi siamo pronti a discutere di tutto, ma siamo pronti innanzitutto a difendere la dignità delle persone per bene che hanno voglia di affrontare i problemi e non di alimentare la tensione come è stato fatto oggi. Dopodiché c'è una sede naturale, è la sede della legge di stabilità, credo che sia difficile per tutti anticipare i contenuti di una legge di stabilità che ancora non è stata presentata, per cui almeno sospenderei il giudizio. È una legge di stabilità che vedrà una revisione della spesa importante, perché noi manteniamo l'obiettivo del 3%, il nostro obiettivo del 3% sarà mantenuto e difeso, e qui sta la credibilità dell'Italia, al di là del giudizio che ciascuno di noi può avere sul 3%, io per primo già espresso in sede varie in tanti momenti quando ancora non ero Presidente del Consiglio, però c'è un tema di credibilità, lo manteniamo, la stabilità discuteremo, verificheremo, valuteremo, cercheremo di trovare i punti d'intesa laddove è possibile farlo, credo che ci sia lo spazio in tanti settori di trovare dei punti d'intesa, certo è, se il tono è quello del confronto, porte aperte, se il tono è quello del ricatto, mi dispiace, ma noi non siamo disponibili a avere il ricatto di chi che sia, in particolar modo dei rappresentanti sindacali che fanno del male a chi veste l'uniforme. E con questa sobria dichiarazione vi lascio al vostro ritorno e buon lavoro a tutti. Grazie.